Buongiorno, buongiorno e bentrovati a Dentro la Notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana eh, dove naturalmente come sempre andremo a vedere quelli che sono i titoli principali dei quotidiani eh, locali di questa mattina, quelli su carta stampata, i due maggiori in città ovvero la provincia Idile il Messaggero e poi nella seconda parte ci dedicheremo invece alla stampa telematica eh, e vedremo naturalmente anche in questo caso oh, i quotidiani telematici locali ma daremo un'occhiata anche alla stampa nazionale. Naturalmente, Oggi a farla della padrona è la politica, sono le elezioni, ieri i dati appunto per quel che riguarda le elezioni di Camera e Senato, delle elezioni politiche 2013, oggi inizierà invece lo spoglio per quel che riguarda le elezioni regionali. La sorpresa più grande l'avrete sicuramente visto su tutti i eh, TG su tutte le trasmissioni televisive, sia locali appunto che nazionali, è sicuramente il boom del movimento 5 Stelle. Eh, è infatti il titolo principale anche sui giornali locali, questo possiamo andarli a vedere, a cominciare dalla provincia che titola Tsunami a 5 Stelle, riprendendo naturalmente il. Mm, lo Tsunami Tour, così lo aveva definito il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo eh, e eh, Tsunami in effetti è stato perché eh, il eh, movimento di Beppe Grillo a Civitavecchia supera il, eh, il, 35, eh, il, scusate, il 30% e diventa la prima forza politica cittadina. Tsunami a 5 Stelle avevamo detto il titolo, Marta Grande e Marietta Tidei del PD, due giovani civitavecchesi in Parlamento. Questo è quanto titola la provincia per parlare appunto eh, del risultato delle elezioni eh, politiche eh, 2013 con eh, questi due candidati civitavecchiesi, Marta Grande appunto, e Marietta Tidei, che entreranno in eh, Parlamento. Eh, possiamo mh, andare a vedere ad esempio però anche eh, questa. Ehm, questo corsivo oh, del direttore eh, Massimiliano Grasso. Il terremoto dopo la tempesta. Questo è il titolo. Oh, e eh, naturalmente è molto interessante perché, appunto, eh, re, mh, scrive appunto, il direttore Grasso. La storia insegna che situazioni come quella determinata dal voto di ieri, molto spesso sfociano in svolte autoritarie o rivoluzioni. Questo eh, è quanto scrive grasso. Ci auguriamo ovviamente che l'Italia di oggi faccia eccezione, ma se accadrà sarà soltanto per la mancanza in una classe politica che gli italiani vogliono mandare a casa di una figura in grado di incarnare un leader giudicato in grado di risolvere i problemi del paese. Quanto al secondo rischio, quello anarchico rivoluzionario, rispetto al passato manca sicuramente la cosiddetta matrice ideologica, che però rischia di essere sostituita dalla spinta della povertà e dall'assenza e dell'assenza di prospettive per il futuro di uno stato sempre più largo e trasversale, anche dal punto di vista Anagrafico della società. La speranza è appesa alla capacità della classe politica di trovare al proprio interno, nell'ambito di una via democratica e autenticamente riformatrice, la forza di cambiare, come chiesto con lo stesso impatto di uno tsunami che oggi si è identificato nel Movimento 5 Stelle da gran parte degli italiani. Di solito è una speranza che si rivela vana: il potere, il potere cerca sempre di autoconservarsi finché appunto non interviene un fattore di deflagrazione del sistema. La Terza Repubblica. Non può che aprirsi con un governo di larghissima intesa che faccia in pochi mesi le riforme necessarie per poi tornare alle urne con leader e programmi più credibili per tirare fuori l'Italia dal baratro in cui la politica stessa l'ha fatta precipitare. E il segnale vale anche per Civitavecchia e gran parte dei comuni del comprensorio dove sbaglierebbe chi volesse limitarsi a mettere su due piani diversi il quadro politico e quello amministrativo. I cittadini che hanno votato sono gli stessi. Questo dunque il del direttore della provincia Massimiliano Grasso, che appunto ha commentato il voto eh, in città, ma naturalmente anche a livello eh, nazionale. Rispecchia poi bene o male quello che è successo a Civitavecchia, quello che è, è stato anche il dato a livello nazionale. Vediamo se possiamo andare a vedere nel dettaglio appunto, quelli che sono eh, i eh, dati eh, del, mh, delle elezioni. Eh, delle elezioni eh, politiche eh, con i risultati che si sono avuti eh, naturalmente in città possiamo andare a vedere ad esempio nella pagina interna quello che è successo eh, ieri quando ancora non erano state scrutinate tutte le sezioni ehm, dove però appunto eh, si aveva già un primo quadro che delimitava, il, che delimitava la situazione, però mi dicono dalla regia che forse c'è il cartello pronto per quel che riguarda invece il dato definitivo che è arrivato appunto soltanto in tarda notata, eccolo qua, allora sì, abbiamo per quello che riguarda naturalmente Civitavecchia le elezioni politiche del 2013, alla Camera dei Deputati a Civitavecchia 53 sezioni su 53, come vedete il primo partito... In città è quello di Beppe Grillo, il movimento a 5 Stelle, che ha ottenuto il 34,66% dei voti. Poi c'è il. Il Partito Democratico, o meglio la coalizione di centro-sinistra eh, che ha ottenuto il 28,81%, eh, mentre si attesta al 25%, 25,02 per l'esattezza, il centrodestra, eh, e poi eh, il movimento, la lista Monti con il 6,87%, quindi eh, i due outsider, diciamo, ovvero in groia con la sua rivoluzione civile che si ferma al 2,68%, addirittura non riesce a raggiungere nemmeno l'1%. Il partito di Giannino fare per fermare il declino 0,32%. Questa dunque è la situazione in città per quel che riguarda il risultato delle elezioni per la Camera dei Deputati. Come sapete appunto c'erano anche delle, eh, delle rappresentanze locali che eh, erano in corsa eh, per queste elezioni, eh, due ce l'hanno fatta, sono due donne. La prima... Marietta Tidei nel Partito Democratico che riesce naturalmente ad entrare in Parlamento, l'altra è Marta Grande del Movimento 5 Stelle, una, una ragazza che adesso appunto rappresenterà il Movimento 5 Stelle insieme naturalmente a tanti altri in Parlamento. Ieri sera siamo riusciti a contattarla telefonicamente, sentiamo che cosa ci ha detto a caldo subito dopo la sua elezione. Ma si aspettava un risultato così eclatante del Movimento 5 Stelle? Eh, con i nostri interventi che abbiamo avuto sulla città, quindi i banchetti, gli incontri che abbiamo, che abbiamo messo in campo, abbiamo visto che c'era un grande riscontro. Non era quantificabile numericamente, però ci siamo resi conto che le persone si erano avvicinate tanto al movimento. Rischiate di essere il primo partito in Italia? Eh sì, aspettiamo le ultime proiezioni vicinali e poi commenteremo una volta che abbiamo i dati definitivi. Secondo lei che cosa significa questo risultato? Significa che le persone si sono riavvicinate alla politica e soprattutto che vogliono che lo Stato faccia qualcosa per loro, che vogliono essere di nuovo al centro della cosa pubblica e vogliono farne parte, vogliono essere informati. E probabilmente sono anche un po' stanchi dei vecchi partiti. Senta, una volta che lei entrerà appunto al Parlamento, logicamente avrà, immagino, anche un po' d'attenzione per il suo territorio per Civitavecchia che è la città appunto che la, eh, diciamo, che, in cui vive, immagino. E pensa di poter fare qualcosa per questo territorio? Certamente. Il, qualsiasi parlamentare avrà a cuore. Tutta l'Italia. Ovviamente è un occhio particolare per il proprio territorio, ci sono sempre, e Civitavecchia purtroppo ha bisogno di molte, di molte cure sotto molti aspetti dal punto di vista ambientale lavorativo. Quindi spero di poter fare molto, molto per il territorio di Lazio Nord, ma anche per il resto d'Italia, ovviamente. E eh beh certo anche perché quello è il suo compito da adesso in poi. Eh, senta le faccio un'ultimissima uh, domanda. Uh, la situazione a livello nazionale sembra uh, a questo punto però ingovernabile. Si rischia di uh, tornare alle elezioni a brevissimo termine, questo può essere un vantaggio o uno svantaggio per voi? Ma questa idea che si torni a votare immediatamente non sa so da cosa è data, il movimento voterà le idee? Non voterà le idee discordanti dal, dal programma, ma tutte le idee che saranno in linea con il programma verranno votate. Quindi chiunque accusi il movimento di essere un elemento di, uh, che porti all'ingovernabilità non deve, non deve seguire queste, queste idee. Diciamo. Quindi non so se si tornerà alle elezioni presto o tardi, il movimento è qui, è pronto a lavorare adesso e a lavorare anche dopo le prossime elezioni, senza dubbio. Queste dunque le impressioni a caldo che abbiamo raccolto ieri sera da parte di Marta Grande, eh, deputata del Movimento 5 Stelle alla eh, Camera. Andiamo a vedere però anche il titolo principale per quel che riguarda il Messaggero di questa mattina. Anche qui naturalmente si punta su eh, la uh, Balanga Grillo. Questo il titolo, infatti, del messaggero Valanga Grillo è il primo partito, questo il titolo scelto, appunto. Dal quotidiano romano. Clamorosa affermazione del Movimento 5 Stelle che supera il 34% alla Camera e il 32% al Senato. Il PD non raggiunge il 24%, il PDL di poco sopra il 20%, il leggero calo, l'affluenza ferma al 74,93%. Questo è quanto scrivi appunto il quotidiano. Eh, il messaggero per parlare appunto eh, della, mh, del voto di, eh, di ieri eh, e poi naturalmente eh, i titoli su, eh, su appunto, quelli che eh, sono i risultati, i commenti ovvero il Movimento 5 Stelle quintuplicati i voti rispetto alle comunali, questo è il dato appunto che emerge anche eh, dalle urne eh, di eh, ieri il sindaco Tidei comunque si dice soddisfatto, il centro-sinistra inverte la tendenza e torna a vincere in città, dice questa l'analisi eh, che mh, viene fatta dal quotidiano Il Messaggero che riporta anche questa frase eh, del eh, sindaco Pietro Tidei e poi naturalmente le due elette, come abbiamo visto già anche sul quotidiano eh, la provincia, Marietta Tidei e Marta Grande in Parlamento, questo è il titolo. La Democrat dice paese ingovernabile non posso gioire. La Grillina dice avrà un occhio di riguardo per il territorio. Questi appunto i commenti eh, della delle due donne elette entrambe in eh, Parlamento. Eh, dal Parlamento però oh, non eh, restano invece esclusi altri due candidati che erano eh, in eh, che erano appunto espressione della nostra città, entrambi con la lista di fratelli d'Italia, ovvero l'ex sindaco Gianni Moscherini e eh, l'ex assessore eh, Leonardo Roscioni, entrambi non non ce l'hanno fatta, non entreranno appunto in eh, Parlamento, eh, e mentre invece appunto le due donne, come abbiamo visto, eh, ce l'hanno fatta. Vediamo però anche quella che è la situazione al Senato eh, perché anche qui, naturalmente, possiamo fornirvi i dati eh, definitivi dei risultati ottenuti in eh, città, eh, prego la regia appunto di mandare non nel cartello, eccolo qua puntualissimi come al solito. Eh, elezioni politiche 2013, dicevamo il Senato, eh, le sezioni sono 53 su 53 eh, ed anche qui vedete eh, il primo partito si conferma il Movimento 5 Stelle con il 32,40%, eh, seguito dal centro sinistra che eh, si attesta al 30 e 68%, quindi il centrodestra con il 25,98%, eh, poi abbiamo eh, la lista Monti con il 6,08% eh, il mm, movimento eh, Rivoluzione Civile guidato eh, da Antonio Ingroia con 2,44% dei consensi e infine fare per fermare il declino di Oscar Giannino ehm, per lo 0,32%, questo il dato appunto per quel che riguarda il le, 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 le votazioni del Senato della Repubblica eh, che eh, sono emerse appunto dalle 53 sezioni della nostra città, eh, un eh, dato che eh, naturalmente adesso si presta a molti commenti, mh, ma poi eh, bisognerà vedere anche quelli che saranno invece eh, i dati che usciranno eh, soprattutto dalle regionali. Oggi è in programma infatti lo spoglio per le regionali, anche lì naturalmente sarà interessante andare a vedere anche perché in questo caso invece ci sono eh, molti candidati. Eh, molti candidati dell'espressione del nostro eh, territorio, ma lo spoglio inizierà soltanto, credo, nelle prime ore del pomeriggio, quindi insomma, prima di sera non avremo i risultati delle regionali. Rima rimaniamo quindi per ora su quello che è il dato emerso dalle urne per la Camera e il Senato, andando a vedere anche che cosa è successo nel comprensorio eh, sulla provincia, ad esempio, troviamo questo titolo che riguarda Santa Marinella, eh, a Santa Marinella resiste il centrodestra. Questo il titolo scelto dal quotidiano La provincia. Il partito del Sindaco Roberto Bacheca mantiene il primato al Senato, male il centro-sinistra Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino. Questo è quanto scrive il quotidiano. Eh, la provincia. Possiamo vedere anche qui la pagina interna naturalmente ci sono tutte le schede con tutti i eh, dati ma a noi eh, ci interessa soprattutto il titolo perché appunto eh, diciamo eh, sintetizza un po' quello che poi si trova all'interno delle schede e, e appunto eh, si legge che a Santa Marinella il centrodestra tiene nella pera del Tirreno la coalizione del sindaco Bacheca avanti al Senato alla Camera in vantaggio il Movimento 5 Stelle a Fiumicino invece boom di Grillo con quasi il 40% delle preferenze alla Camera, a Cerveteri il centro sinistra, terzo in entrambe le Camere. Situazione simile alla Dispoli con il centro destra, prima coalizione. Questo è appunto quanto scrive il quotidiano La Provincia su questo dato che emerge dal. Dal, eh, dal, dalle urne eh, di eh, ieri possiamo ancora andare a vedere un altro titolo sempre sulle elezioni eh, che riguarda ancora il comprensorio perché ad esempio in Collina ovvero a Tolfa e a Santa Marinella eh, scusate a Tolfa e a Dallumiere è grillomania eh, nel comprensorio è grillomania eh, Cerquatelli Spera altro possibile eh, eletto dell'espressione del nostro territorio potrebbe essere appunto eh, questo eh, cercoatelli in collina affluenza alta comunque anche qui possiamo andare a vedere eh, appunto il, eh, il titolo nella pagina eh, interna con, <ride> scusa, eh, con appunto, eh, la situazione che eh, si è venuta a creare appunto in nel comprensorio dove eh, per quello che riguarda appunto oh, eccolo qua, il titolo sul, eh, sul eh, quello che è successo diciamo in collina, Grillo, Trionfa Tarquigna Montalto, Allumiere, Tolfa, questo il titolo, alta affluenza alle urne nei paesi collinari che hanno registrato un dato intorno all'80%, nella cittadina Castrense tiene bene il PDL, la città etrusca spera nelle elezioni di Luca Cerquatelli appunto eh, il PD avanti al Senato nel paese di Augusto Battilocchio, i vicini invece lasciano il PDL come terzo partito. Questo è quanto scrive appunto la provincia per andare. A commentare il dato delle elezioni nel, a Tarquinia, Montalto, Allumiere e Tolfa e questo è quanto emerge. appunto. Possiamo ancora andare a vedere, invece, per quel che riguarda ancora le elezioni, anche cosa propone il quotidiano Il Messaggero. Avevamo visto, appunto, in prima pagina quelle che erano quelle che sono state appunto le, eh, le eh, notizie eh, riguardanti il voto. Nella pagina interna troviamo naturalmente anche qui eh, i risultati che sono emersi dal comprensorio. Santa Marinella eh, ad esempio il PDL perde il 17% ma resta primo, questo è quanto scrive il quotidiano. Eh, il quotidiano Il Messaggero, poi troviamo eh, ancora il titolo invece su Allumiere, dove il PD resiste al Senato, alla Camera è superato invece dai eh, Grillini, e poi ancora a Tolfa invece, boom del Movimento 5 Stelle, eh, secondo posto per i Democrat, questo il titolo scelto dal quotidiano. Il messaggero. Archiviamo però per ora la pagina dedicata alle elezioni, la riprenderemo naturalmente nel corso della nostra seconda parte quando andremo a vedere i titoli eh, dei quotidiani telematici, vediamo quelle che sono anche le altre notizie che si trovano sui eh, quotidiani questa mattina. Eh, cominciamo con il quotidiano eh, La Provincia che titola su questa sentenza di un processo, eh, di, eh, un processo nei confronti di Isabella Salciccia. Eh, condannata a quattro anni, questo il eh, titolo il pubblico ministero aveva chiesto sei mesi in più, si chiude così il processo nei confronti dell'immobiliarista romana una eh, sentenza mh, che eh, era abbastanza attesa, eh, vista appunto l'importanza di questo processo, uno dei processi più importanti eh, che in effetti si sono tenuti eh, nella, eh, nel Palazzo di Giustizia di eh, Civitavecchia. Vediamo anche il titolo interno, eh, Salciccia condannata a quattro anni, chiuso il processo nei confronti dell'immobiliarista romana, il giudice riduce di sei mesi la richiesta di pena della pubblica accusa. Questo è quanto scrive ancora il quotidiano della provincia su questo eh, argomento. Ed anche su questo possiamo andare a vedere però il nostro servizio. Vediamo. Isabella Salciccia è stata condannata a quattro anni per il reato di estorsione. È questa la decisione del giudice monocratico Maria Paola Tommaselli, letta nel dispositivo della sentenza, emesso oggi intorno alle 13.30 presso il Palazzo di Giustizia di Via Terme di Traiano. Una sentenza che chiude uno dei processi più importanti degli ultimi anni celebrati al Tribunale Locale. Il giudice ha comunque ridotto la pena inflitta all'immobiliarista romana di sei mesi rispetto a quella che era stata la richiesta del pubblico ministero, aveva chiesto quattro anni e mezzo, ma che nella sostanza non cambia la decisione perché la salciccia viene ritenuta colpevole di aver storto denaro, almeno in due occasioni, a persone che avevano partecipato ad aste immobiliari e da cui la donna aveva chiesto denaro per ritirarsi dalla competizione. Il giudice ha quindi creduto alla tesi della pubblica accusa, supportata peraltro da testimonianze ascoltate in aula, ma soprattutto da intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno incastrato l'immobiliarista. Una camera di consiglio non troppo lunga, quella del giudice Tomaselli, che dopo aver ascoltato la tesi della difesa, pubblica accusa e parte civile avevano già espresso le proprie conclusioni nell'udienza di martedì scorso, e che poi ha scelto la condanna di Isabella Salciccia, rigettando però la richiesta della parte civile relativamente al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 100.000 euro. Il giudice ha invece stabilito che la parte relativa all'eventuale risarcimento del danno dovrà essere stabilita in sede civile. La sentenza lascia comunque una serie di punti interrogativi ancora irrisolti e che probabilmente non resteranno per sempre, primo fra tutti l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Molto probabile che la difesa di Isabella Salciccia, una volta lette le motivazioni, deciderà di ricorrere in appello. Ancora cronaca poi sui giornali, almeno per quel che riguarda il quotidiano La Provincia, possiamo andare a vedere l'altro titolo che ehm, parla dei vandali, ancora una volta in azione al Parco Antonelli, lo troviamo appunto questo titolo sulla pagina del quotidiano La Provincia, eccolo qua, eh, vandali al Parco Antonelli, questo appunto il titolo, sono state danneggiate le eh, panchine. Possiamo anche qui andare a vedere appunto il eh, titolo nella pagina eh, interna anche eh, con eh, vandali in azione al parco Antonelli, anche in questo caso, questo è quanto recita il titolo della provincia. Divelte le panchine di granito e abbandonati alcuni estintori usati, segnalazioni inoltrate all'amministrazione eh, comunale. Questo eh, è quanto scrive il quotidiano eh, La Provincia. Possiamo andare a vedere ancora un titolo di cronaca, questa volta però per quel che riguarda il comprensoivio, eh, perché c'è questa notizia ad esempio del mh, fotovoltaico. Oh, dove ci sono stati i controlli del NOE e dell'ARPA, questo eh, il titolo della provincia. Ieri mattina blitz appunto a Montalto di Castro eh, da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e dell'ARPA Lazio per controllare appunto eh, questa questione del fotovoltaico che sta parla facendo parlare molto peraltro proprio eh, in, eh, mh, a Montalto eh, di Castro. Queste dunque le notizie principali per i due maggiori quotidiani locali di oggi, adesso ci fermiamo per la consueta pausa pubblicitaria, dopodiché ci ritroveremo naturalmente per andare a vedere invece che cosa propongono i quotidiani telematici locali e nazionali. A tra poco, vi aspetto.